Ragazzi, in realtà io avrei preparato, avrei voluto prepararvi una opening di Hi-Fi Rush, ma il nostro caro animatore è continuamente oberato di sfortune come me, al PC che non gli funziona, è sotto esami, yada yada yada. Ho controllato Telegram, vediamo. OMD, artista! È incredibile. È incredibile, MD. Marcello. Marcello. È incredibile. 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 Perfetto. Perfetto. Facciamo una sintesi di questo dettaglio, ok? MD adesso, che sarà sicuramente ancora in live, dovrà cominciare a lavorare alle nuove animazioni dei gift delle sub. Ok? Sapete come con Fenrir io faccia delle serie di titoli che lei vorrebbe io giocassi o che in qualche modo diventino un'anticipazione di quello che io giocherei tra anni. Visto che il survival horror è uno dei miei generi preferiti e in generale Hunting Ground e Rule of Rose sono giochi che ho e sto giocando con lei, e contemporaneamente avrei tanto voluto condividervi, voglio assolutamente far sì che quel tipo di live venga anche poi messo in playlist sul mio Sotorima. E visto che io sono fissato con la qualità, l'estetica, l'ordine delle playlist e così via, ho chiesto a MD di fare queste meraviglie incredibili che adesso vi zoomo. Questo è per esempio il... Ecco. Questo è il thumbnail di Rule of Rose. Ed è bellissimo. Ma lo è ancora di più. Lo è ancora di più. Quello di Hunting Ground. State a vedere. Eccoci qua. Quello di Hunting Ground è ancora più bello. La bambolina di Fenrir è una roba che andrebbe prodotta comunque. Detto questo, noi abbiamo qualcosa di veramente, veramente prezioso da giocare oggi. È disponibile la modalità foto? Oh mio Dio! È disponibile la modalità foto. Non ci posso credere. Allora,
Il fatto che ci sia la modalità foto è paralizzante, cioè è bellissimo. Tuttavia, vorrei riprendere mano con il gameplay e l'attuale progresso del personaggio. Perché ricordiamoci che giocando a un titolo così meccanico e così dannatamente tecnico, per quanto semplice, una volta a settimana, un livello alla volta, è decisamente un problema. Allora, vediamo un po'. Noi abbiamo un gameplay che si costruiva molto intorno agli attacchi in salto. Io per ottenere punteggi alti ho cercato continuamente, quanto più possibile, di costruire un personaggio il quale possa, quanto di più, mandare i nemici verso l'alto. Quindi abbiamo questo. Ok, YXY XXXXXX e anche questa. Mentre questa è la l'attacco a distanza. Ok, no, il raggio. I chip ancora non ci interessano. Semper Fi. Merda, questa roba è preziosa. Palestra. Ti conviene provare alcune delle tue nuove mosse? Non vorrei che esplodessi o cose simili. Aspetta, che? Scherzo, posso preparare? Fammi sapere qua. Vai. Voglio giocare. Andiamo avanti, provo ad aumentare un po' il bitrate e andiamo avanti perché secondo me è prezioso darvi un po' più di chiarezza. Non vedo l'ora di prendere tutti i S comunque. Allora, facciamo una Ora cosa. che ci penso. Parliamo prima con Pepper. Perché avevamo lasciato il comando aperto. Cos'altro vuoi? Ok. Quindi mi hai hackerato tramite il progetto Armstrong. Cos'hai visto? In realtà ho pensato che fosse strano. Non ho visto nulla. È un'altra delle tue frecciatine tipo "Chai sei così stupido"? Per quanto mi piacciono, no. Questo codice non raccoglie dati. Quindi alla Wendley non interesso io nello specifico. Strano per un'azienda tecnologica. Sembra che serva solo a immettere informazioni. È tutto molto sospetto, vero Peppermint? Sì, Chai, lo è. È per questo che ci servono altre informazioni. No, ho sbagliato. Cos'altro vuoi? Strano vedere tutti i vertici della Wendley in un solo posto. Beh, tranne Rekka, vorrei dire. Beh, lei c'era, in parte. E tu hai fatto in modo che si sapesse. Dovevo fargli capire chi comanda. Comandano loro. Non dimenticarlo. Siamo noi contro un'intera azienda ora. Ah sì, Ma loro di non 3 ci tra 4. hanno presi. Cosa? Senti, siamo in inferiorità numerica. Ricordatelo. Devo stare attento al bitrate finché non mi trasferisco, ma non manca troppo. Molto bello da parte tua, ecco, tralasciare il fatto che puoi teletrasportarti. Beh, mentre tu distruggevi la produzione, io ero qui a capire come farlo. Quindi, come funziona? Come ho detto, è complicato. Ma il tuo legame con 808 emette un segnale digitale che posso manomettere. Quindi questo vuol dire che puoi teletrasportare me qui quando vuoi. Tu e 808 siete l'antenna, io mi allaccio a voi. Non funziona al contrario. Quindi se io mi mettessi vicino a un muro o... Chai, smettila. Non rifletterci troppo. Belli dialoghi, veramente ben scritti. Snannave, welcome to the Covenant. Un brutto signore, welcome back. Italiano pazzerello, lavatrice infelice, cursed nine. Grazie. Voglio controllare una cosa. Ok. Andiamo. Oh, che carino, 808.
Spero che Peppermint non sia in modalità faccio la gentile, ma in realtà sono arrabbiata con te. Scommetto che se potessi parlare diresti che sono andato alla grande. Semperfy. Non vedo l'ora del terzo livello, ragazzi. Non vedo l'ora di... Ok, vediamo di farla finita. Io sono molto preso dal min-maxing, okay, lo sapete. Rapporto della missione. Stando ai file che ho rubato, Spectra è un algoritmo IA cognitivo complesso. Capisco. Sai cosa? Lasciamo stare i dettagli. Comunque, Spectra è un IA. E le IA vengono sviluppate nel dipartimento RS. E il dipartimento RS è in profondità nel sottosuolo, in quanto usano il magma come fonte d'energia per i loro esperimenti. Non mi piace. A me sì. Essere sottoterra può aiutarci a evitare la sicurezza. E poi, in realtà, il magma è una fonte di energia naturale che rispetta l'ambiente. Ok, va bene, ma chi è quello lì? Lui è il capo dell'RS, Zanzo. Gestisce il dipartimento dei laboratori IA. Quindi probabilmente lo metterò. Sembra pazzo. Le recensioni dei lavoratori sono pessime. È un perfezionista. Distrugge e costruisce finché non va bene. Lui distrugge. Il complesso dell'inventore? Ma quei capelli. Interfaccia neurale. Le sue idee sono tutto, quindi ha trovato un modo per immetterle direttamente nel flusso di lavoro. Comunque ci infiltriamo, entriamo nel suo computer, distruggiamo Spectra e usciamo. Mi viene da piangere. Mi ha fatto troppo ridere. C'hai? Sei già lì? Cioè, la classe con cui... La classe con cui... Il busto era completamente... Cioè, nel busto... La parte iniziale dell'inquadratura è stata incredibile. Incredibile. Sto male. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Wow. Cioè, wow. Agosto, Paolo 9118, grazie di cuore, bentornati entrambi. Agosto da 54 mesi. Allora, stavo veramente morendo. È stato bellissimo. Ok. Lava. Tocca a te, Peppermint. Assaggia questo. Peppermint, tocca a te. E andiamo. Non credo ci sia bisogno di dirtelo, ma non toccare la lava. Non sono così stupido. Non volevo rischiare, ecco. Mi serve aiuto! Facciamo gli aspetti! Stiamo cercando un individuo sospetto, umano, capelli arruffati. Niente panico, ma se lo incontrate, correte a chiamare la sicurezza. Yeah! Peppermint, andiamo! Una mano? Fanno ricerca e sviluppo in quell'area, quindi forse ti fanno entrare. Sì, se non mi sciolgo prima. Sobek, Farmoth, grazie! Guardate sto sub goal come sale al ritmo. Ehi tu! No, ma è tutto ogni volta unico. Non fai parte della mia squadra. Devo imparare di nuovo i tasti. Altri nemici. No, guardali. Si parte.
Non mi ricordo come si fa, l'attacco speciale, ok. No, faccio con R1. Lo faccio con R1. Scarso, molto scarso. Molto scarso, Mike. Registro di servizio, parte 1. Ci siamo, è il mio primo giorno. Anche se al momento sono solo un robot di servizio, quando sarà tutto finito sarò io a comandare. Certo, ora mi fanno mettere le frecce nei cantieri, ma la gente deve pur conoscere la direzione giusta. Ora, mostro alle persone dove andare e poi dirò io alle persone dove devono andare. Vorrei solo che le rocce fossero solo un po' più stabili. Peccato che R1 l'ha schivata, ragazzi, altrimenti farei tutti i vai così. Esplosivi per rimuovere le formazioni rocciose. Beh, rimuoviamole. Andiamo. Una mano? No, potevo assolutamente prendere S a quello scontro. Semplicemente ho saltato molte combo, non ho avuto il ritmo costante. È tutta una questione di abitudine che io perdo giocando una volta a settimana, ma che adorerò prendere e masterare, diciamo, al momento debito. Finalmente un... sentire il caldo. Aggiusta il generatore. Ma sono stanco! Perché mi mettono sempre in coppia con te? Non porto a termine niente. Forse puoi farlo rinsavire a suon di botte. Ehi, sto riposando! Sto giocando d'hard, sì. Carino. Wulong tornerà. Ho un piano per Wulong. Scusate, ho avuto la solussite. Si parte. Assaggia questo. E andiamo. Sovraccaricati. Questo oggetto ti permette di riempire la barra riverbero quando vuoi. Usa una batteria sovraccarica con una D-pad down per ottenere istantaneamente 2 barre riverbero. Le batterie sovraccaricate non scompaiono a fine combattimento. Il riverbero ottenuto in questo modo scompare però a fine livello. Quindi ricordati di... Cosa mi devo ricordare? Usarlo. Ah, ok, nel senso che è un buff... permanente per il livello e quindi... Allora... Ok. Torniamo nel ritmo. È molto importante. Di non rimandarlo a fine livello, esattamente. Non c'è molto oltre alle rocce.
rocce qua giù, ma a volte c'è bisogno di rilassarsi. Non fare la spia, non dirò a nessuno che non dovresti essere qui. Guardi meno. Devo solo fare così con le mosse giuste, ragazzi. Allora. Wow, ti stai perdendo un bel panorama, Peppermint. È bello, in effetti. La mia aria condizionata, grazie. Ci sarà qualche segretino qua. Ok. Oh! Fermi. Qual era la combo che faceva un attacco ad aria? Questo XYY Vulongo l'ho iniziato ieri, esattamente. Allora, ok. Perfetto. Quindi facciamo attacchi ad aria con tremolo. E poi li buttiamo in aria con... Questo è uno dei metodi, tutti in aria. Questo li lancio in aria comunque, perfetto. E poi abbiamo YYXX e YXY. A posto. Non sarò da S, ma almeno sono un po' più sul pezzo adesso. Brian Sosero, Rullo DF. Chris Nolan, Omar, grazie di cuore. Brunia, Arcana, grazie. Che meraviglia. Perché il mio punteggio era così basso? Oh, ok. Sì, no, schivata Y per buttarla in aria è più veloce, ma farà meno punteggio, no? Pochi colpi. Poche combo differenti, dite. Ok. Eternax, grazie. Ok. Stiamoci attenti. Perché pensavo che avrei ottenuto un sacco di punteggio a colpirli tutti con una combo sola. Tutto, niente di preoccupante però. Nulla di preoccupante. Va tutto bene. Ok. Non mi hai detto che c'era un vulcano, Peppermint. Di solito è sottinteso quando si parla di magma. La comunicazione è importante in un rapporto di lavoro. Beh, la prossima volta comunicamelo quando stai per rovinare ancora i miei piani. Peppermint non ha un grande doppiaggio, eh? Però non è male. Ma rispetto agli altri... Si rompono, sono dorate. Qui si va, va. Ok, si va. Si va avanti.
sicurezza sul lavoro è la nostra priorità. Questo vulcano è stato dichiarato sicuro al 100% dal reparto RS. Ok, allora... Allora. Diciamo che se dovessi trovare al terzo livello un'introduzione di critica ad Hi-Fi Rush, è che comunque i livelli sono esteticamente meravigliosi, ludicamente intrattenenti, ma poco soddisfacenti. Voglio dire, ci sono lunghe pause tra un combattimento e l'altro, e l'esperienza è deliziosa, ma il gameplay è poco premiante nei confronti dell'interazione che hai, a differenza di It Takes Two, per esempio, ok? Per lo meno per ora. Non ero pronto a questo. .808, ci sono i cattivi. Esatto, devo... Allora, ci siamo. Devo però usare di più... Peppermint. Ok? Allora. Perfetto. Vai. Perché stordire i nemici è estremamente importante, ma è per ora... facile, mi capita, di confondermi tra Luke e Peppermint. Ok. Guardate che belle che sono le ambientazioni, però. Un po' mi preoccupa... esatto, fa anche combo Peppermint. Conta, ragazzi. Guardate l'ufficio. Ok, questa è da leggere. Questa è da leggere assolutamente. È che ti tirano addosso questi crediti in maniera però poco interessante. Ok. Forse ho un po' troppo lavoro da fare. Ho tantissime frecce
e intendo davvero tantissime, e non so nemmeno cosa farmene di preciso. Sono molte di più di quante me ne servono, ma non le sprecherò. Come faccio a mostrare più facilmente il percorso? Con una freccia o con 10? Ho già sentito qualcuno che ha notato il mio lavoro. Ci sono un sacco di frecce. Già, merito mio. E sapete una cosa? Scommetto che quel tizio non si è perso. Le voci gireranno e in men che non si dica, sarò ai piani alti. Non bastano i cartelli che ci sono già? Ovvio che no. E se poi mi perdo? Ma ci sono frecce ovunque. Perché non facciamo un percorso facile da capire? Voi programmatori mettete tutto in dubbio. Sarà per questo che ti hanno trasferito. Allora. Prima i vulcani, ora questo? È un lavoro duro. Abituatici. Ok. Allora. Qui si spacca. È opzionale? Endgame, giusto? Endgame, giusto? Ok. A ritmo anche loro. Qual era il laser figo? Spazza tutto, questo era. No, non era spazza tutto. Sì, invece. No, manda in aria. Tremolo. Ok. YXX. Ok. Sono davvero troppo forte. Power Pole! Si parte! Attacca qui! Attacca qui! Aspettami! Merda, sto morendo! Non penso mai agli HP! Penso solo al gameplay e credo che sia l'unica vera differenza della difficoltà hard. Il gioco è talmente tanto tecnico che penso molto di più al giocare bene che non farmi colpire. Quando in realtà adesso praticamente mi sono fregato il punteggio di fine... Mi sono fregato il punteggio di fine livello solo perché penso a combo, mosse, schivate, però quando non schivo non controllo gli HP. Non so neanche se posso curarmi, non lo faccio. Cioè, mi concentro molto più sul gameplay. E quindi non... Vabbè, questa è una cosa che ovviamente poi nel rifare i livelli non accadrà mai più. Solo che non riesco. Cioè, il game design non mi spinge a pensare agli HP. Per niente. A questo punto userò il riverbero cura, fondamentalmente. Credo di non poterlo fare da qui, però. Power call!
Posizionare frecce vicino al vulcano non è affatto sicuro, fatemelo dire. Ma sapete cos'è ancora peggio? Perdersi e non sapere dove andare una volta raggiunto il vulcano. Ha ragione. Non sto solo fornendo un servizio, a questo punto direi che sono io a gestire questo posto. La gente guarda le frecce con rispetto. Trovatemi una sola persona che non sia meravigliata dalla brillante sottigliezza del posizionamento di queste frecce, l'angolazione, l'inclinazione, la loro delicata rotazione. Ormai è praticamente arte. Nessuno sarebbe in grado di farlo come lo faccio io. Allora, devo chiedere il discorso della pizza. Avremo qua. Ok, pizza confermata. Pistacchione, ovviamente. Pizza l'orario, vabbè. Ok. Scusate. Allora, qui abbiamo un power up. A cosa è servito il mio lavoro? Tutte quelle frecce solo per arrivare a un binario che non possiamo nemmeno usare. Guardate quante frecce, sono bellissime. È come se mi avessero messo al mondo per qualcun altro. Come se queste frecce non fossero per me, ma per qualche essere superiore. Quelli che arriveranno dopo. Sono scivolato su una roccia pericolante. La giuntura della mia caviglia è messa male. Questo potrebbe essere il mio ultimo cartello, ma farò in modo che conti. Questa è la via per uscire di qui. Non perdere la speranza e non farti assorbire dal troppo lavoro. Ho già la sensazione che verrò sostituito. Sarò perduto nel tempo, dimenticato, ma avrò mostrato la strada giusta. Ed è quello che conta. Oh mio Dio, è lui! È la storia più triste. Minchia, Drachman, non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo. Punito dal... S riscaldati e sciolti. Terribile, Chai. Entra e basta. Dato che ignori le mie ine, il Zazzo, rendiamolo pubblico. Se la storia del difetto non si chiude, non ti approverò nessun budget. Fine. Interrompi il mio processo creativo, Rockford? Gli ingranaggi della mia mente girano alimentati dalla passione. Non mi interessa la passione, mi interessa il profitto. Parli davvero consulente finanziario. Basta, aiuta la sicurezza eseguendo gli ordini. I capi non sembrano andare d'accordo. Quando mai? Restiamo concentrati. Allora, attenzione inviata da Zanzo. Allora, ascoltate, pagliacci, non mi importa se questa porta non è ancora collegata a nulla. Voglio che questo ingresso sia perfetto, quindi installate questa porta appena possibile. La gente, soprattutto Kale, o Kale, o Kale, viene a visitare il dipartimento ricerca e sviluppo e la prima cosa che vedono è un ingresso incompleto. Cosa dice questo su di noi? Che siamo delle mezze calzette, che non abbiamo una visione.
Hai una sola possibilità per fare una buona prima impressione. O due, se la mia prossima idea va in porto. Second life. Quindi non fatemi fare brutte figure, Zanzo. Allora. Ragazzi, è letteralmente questa. Questa è letteralmente la JoJo pose. È Killer Queen. Esattamente. Esattamente. Cioè. Madonna santa. Ok, allora. Ok. Basta. Allora. Ci sono espressioni da poter fare a... No, ragazzi, è bellissimo. Tra l'altro c'è ancora l'effetto di calore. Filtri, sì. Allora. Allora. Guarda le pose. PDC, distanza, apertura, vendetura, aberrazione, trezza, verigrana, formazione, aberrazione, altro. Ah, gli effetti grafici, ok. Filtri. Sfumatura. Visibilità, ecco qua, potestà. Sono bellissime. La posa Zen che dorme, ragazzi. Quante sono? No, questa è bellissima. Vabbè, puoi fare delle cose. No. Ho notizie sulla pizza. Allora. Devo far sentire in live un audio. D'accordo. Perché? E Ugo che russa. È Ugo che russa. Vabbè. È Ugo che russa. Allora, aspettate che rispondo. Ok, perfetto. Perfetto. Ah, ok. Spazzato via. Allora. Ok. Scusate, ma era necessario. Perfection. Allora, quante sono?
È oltre Horizon, eh? Il 6 selfie? I selfie? E puoi mettere altri personaggi. Oh! Puoi mettere altri personaggi! Puoi ruotarli! Ingrandirli! Mettere prospettive! No, non dobbiamo incastrarci, ok? Ok, no. Ok. No. Comunque, Giorgio Pose. E la porta chiusa principale, bellissimamente narrativamente giustificata. Boss finale. Con le espressioni sempre diverse. Buono. Carino. Sono molti di più di quanto pensassi. Chissà se riesco a trovarli tutti. Forse non in blind, ma allora l'orario. E dai, metti il numero giusto. Okay, scusate. Yeah. Come sta andando la diretta? Spero che queste interruzioni non vi feriscano l'intrattenimento, ragazzi. No, se inizio a fare foto, ma io lo farei. Cioè, io ci passerei 2 ore a fare foto. Nei punti giusti, una volta finito il gioco, credo che sia incredibile. Sto dimenticando nulla. Comunque, ragazzi, cioè, questo è uscito dal nulla, eh. Non è praticamente leakato. Oscillatore, infatti c'era una roba. Era troppo importante come area. Lo sapevo che avevo fatto un danno. Dite in questa... Ah, ok, in quella parte di platforming. Questi sono preziosissimi, eh. IA. Te l'ho detto, vietato l'accesso fino al termine dei test. E quando termineranno? Non lo so, ti sembra che io lavori qui? Sì, in realtà. Senti, non comando. Ma è la posta italiana. Vai al Lab 44 e prenditela con loro. Vedo l'entrata dei laboratori IA proprio dietro di te. Potresti farmi entrare? Io cosa ci guadagno? Sapere che mi hai fatto un grosso favore. Non è un concetto quantificabile, quindi... No. Chai, questi modelli sono molto testardi. Non credo che ti aiuterà. Grazie di nulla.
Prego, sentiti libero di chiedermi nuovamente aiuto se ne hai bisogno. Quindi te ne stai qui tutto il giorno? A che scopo? Accolgo e guido. Sono amichevole. Opinabile. Non è vero. Beh, io non sono stato accolto. Ho preso atto della tua esistenza. Di questi tempi è il massimo che puoi ottenere. Zarron, grazie del dono, benvenuto e benvenuti. Rejan, Walger, Ervzg, Assalitore di D, Luca Loki, Simo Cry, grazie ancora. Bentornati e proseguiamo perché i dialoghi sono meravigliosi. Almost Magic, anche a te grazie di cuore. Ho notato che è il vecchio logo della Vendeley. Devi essere qui da un bel pezzo. Sì, sono Akkei. Dovrei sapere cosa significa? Sì. Avanti, Kale. Kale, ok. Che tutto cambiasse quando eravamo ancora sviluppatori responsabili. Ovvero? L'aver accennato alla mia insoddisfazione verso la gestione attuale non ti è abbastanza chiaro? Beh, puoi almeno far finta di essere felice. E ammettere la sconfitta. Preferisco continuare a odiare questo lavoro. Ok. Allora. Ripeto. Poste. Lucille. Sarcasmo. Che promozione fantastica. / sarcasmo. Ora mi fanno dare il benvenuto a chi arriva. Come se ci venisse mai qualcuno a visitare questo posto. E non solo. Vogliono che cerchi di vendere i pupazzetti di Zanzo. Sono spazzature di pessima qualità. Se ci fosse ancora Roxanne... Questi pupazzetti sarebbero prodotti di altissima qualità e sarebbero gratis, anche se probabilmente non li produrremmo proprio. La mia IA di autoterapia mi dice di pensare positivo, ma persino io non sono abbastanza idiota da crederci. Il nostro destino è segnato, a meno che qualche gruppo improvvisato di gente strampalata non decida di affrontare l'azienda a muso duro, o a meno che non veniamo comprati. Punto sulla seconda. Allora... Ok. Qua. Esatto. Ma il fatto è che ti vengono in mente 50 gag ogni volta. Sto tornando indietro? Perché cioè, è veramente, veramente, veramente bello anche il world building. È genuinamente stupendo. È così dannatamente onesto. È scritto. No! 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 Non mi ha nemmeno riconosciuto. No! Che ti turba? Non dovevamo intrufolarci. È che pensavo di essere... beh... famoso. Che umiltà. Vedrai che i tuoi fan sono tutti al Lab 44. No, non funziona bene. Aspettate, eh. Dov'è? Eccola. Bravi che mettete l'asse Z! Ok, ok, aspetta, 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 bimba. Vai qua, vai qua. Sì. Aspetta, ci sei vicina. Aspetta, aspetta. Serve la prospettiva giusta. Ok, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, i capelli in sync. O meglio, in... Eccoci. Abbiamo il nostro thumbnail. Aspetta. Eccoci. È perfetto. Hardcore gaming. Yes. Quindi perché non ci vai?
E dove l'equipaggio? 66.000, eh? Non me lo fa mettere. Ah, mentre li compro. Ok. Ecco qua. Ci togliamo un pensiero, ragazze. Oh! Ecco perché ho sbloccato l'achievement. Cosa? C'è un'altra barra della vita? Giochiamo a dart e non ci eravamo mai potenziati gli HP. Ok, progetto e prototipo seguono le specifiche. Ah, pare che un volontario sia entrato nel laboratorio. Era ora. Volontario... Entra nella camera, per favore. Alla svelta! Zanzo non mi fa andare via se non correggo l'errore che fa sovraccaricare le barriere. Ma non dovrei lamentarmi. Almeno non mi sparano per testare le mie reazioni. Siamo riusciti con successo a potenziare le barriere per renderle resistenti al fuoco amico, alla pioggia e agli incidenti occasionali con il petrolio. Commenti. Ho notato che non è presente una funzionalità per spegnere le barriere personali. Questo proibisce alle unità di tipo barriera di spegnerle da sole, e ciò porterà a delle situazioni molto imbarazzanti come non potersi lavare le mani, non è igienico, Le porte piccole sono un'altra potenziale fonte di grande pericolo. Ma poverino, sono i giocatori che avevamo da bambini. Come si chiamavano gli sfascio? No. Come si chiamavano gli... Perché mi come si chiamavano? Compiti impossibili. Rendere più forti le unità SBL, come se fosse possibile. Beh, almeno vederle fallire mi dà soddisfazione. Gli sbullonati. Vai a attaccare il programmatore se vuoi portare a termine un lavoro. Attenzione, è una denuncia al crunch. È una denuncia al crunch. I test del pugno in faccia continuano a essere efficaci per dimostrare che le unità SBL possono ricevere con successo pugni in faccia. Commenti. Dato che è il primo test che commissioniamo, trovo strano doverlo ripetere con così tanto tempo. Non impariamo nulla di nuovo così. La parte sadica dei miei circuiti vuole cancellare l'ultimo commento del registro. Guardare quegli affari volare via fa morire dal ridere. E chiunque visiti del laboratorio sembra godersi lo spettacolo. Abbiamo bisogno di più dati. Continuiamo con i test. Ma no, ma dai. Sono programmato per infastidirmi se mi attacchi. Che cosa ingiusta? Non sono oggetto di test. Lasciami in pace. La violenza fisica non corregge il codice. Non sei d'aiuto. Tocca a te.
Il bello è che è un normale edificio di lavoro questo, solo che è distorto da questi pazzi. Oh! Essere il volontario di cui parlava il signor Zanzo. Prego, procedi. I plush di Zanzo. Tutti i documenti assicurativi verranno gestiti dopo il test. I plush di Zanzo. Ah, ragazzi, ma quante photo mode possiamo fare qui? Quante photo mode possiamo fare qui? Non va bene. Non va bene. Esatto, possiamo farci, possiamo sederci. Possiamo, no, vabbè, non posso. Ma il plush è triste, esatto. Oh, finalmente. Soggetto non identificato. Perché l'immagine è sgranata? Qualcosa sta impostando le telecamere su 400p. Allora, calma, ok? Le mie live erano a 400p, quindi anche meno lo splendido, ok? SB001, cioè, un po' di rispetto, per favore. Inguardabile così. Facciamola finita e basta. Attivate i laser di sicurezza. Se alzo il bitrate, oggi i server di Twitch mi mandano a quel paese. Va bene. Ah, bene. Chiamami, posso aiutarti? No, aspetta. Ho un'idea. Ehi, ne è passato di tempo, ma Chai è tornato per un nuovo numero, la parata. Esatto. Se pari esattamente quando un nemico attacca, puoi rispedire l'attacco al mittente. Se vado a tempo non ho bisogno di scappare. Hai detto bene. Dacci una dimostrazione. Guarda questo piccoletto. Non preoccuparti. Ti dirà quante volte hai intenzione di colpirti. Bello. Prima vedremo e poi sentiremo il tempo. Poi toccherà a te parare l'attacco. Ok. Ecco come si fa. Va bene. Ora provaci tu. Fatevi sotto. Dopo che appare il cerchio, ricordati di parare durante la fase di attacco. Lo sapevo, d'ora in poi sarà sempre più difficile. Sta allerta. Perfetto, torniamo a fare sul serio. Chai, sei sveglio? Forse, non lo so, non importa. Guarda qua. Test di precisione avviato. Servono più dati. Di nuovo. Ah, ho capito. Oh, è esploso. Ti fa vedere i fulmini quanti attacchi sono. L'ho aggiunto io. Il fallimento è così imbarazzante da autodistruggersi. Riprovaci. Stai bene? Mi ci sto abituando. Così, era più ci aveva messo più tempo il fulmine prima. Il mio codice per la mira era perfetto. Non mi pare. Ehi, volontario, ottimo lavoro. La tua cesta regalo è nell'altra stanza. Il ritmo cambia, sì. Sembra una trappola. E se ci fosse davvero una cesta regalo? E se ci fosse davvero una cesta regalo? Non sembrava un oh mio Dio! Nuovo giorno, nuovo disastro da ripulire. Il costo del progresso sembrerebbe. Non sarà d'aiuto per il morale dei lavoratori, non piacerà a nessuno. Sono sorpreso che non ci siano reclami, ma lo riporterò ai piani alti. Ci servono scivoli di smaltimento più grandi, questi si intasano sempre. Qualcuno potrebbe inciampare su questa roba e farsi male. Vedo già la denuncia. C'è tantissimo olio. Puoi dirlo forte, e di questo passo diventerà sempre più scivoloso.
Ma adesso ci penso io. È Sebastian di The Evil Within, non ho mai giocato. Vuoi che provi ciò che hanno provato questi robot? Ho capito. Fantastico. Non vedo l'ora allora. È come leccare una batteria sotto la doccia. Aggiustate l'immagine. Voglio vedere chi è il nostro volontario. Accesso negato. Qualcuno si è infiltrato. Allora rinfiltrati. Peppermint, sei tu? Io non mi sto infiltrando in nulla. Se Zanzo ci becca a bere qualsiasi cosa che non sia la sua bevanda energetica, Sclera. Non voglio farmi sgridare durante la mia unica pausa mensile. Sclera, vabbè. Vent'anni, grazie di cuore. È bellissimo giocare a Fire Rush insieme. Minato 46, grazie di cuore. Oh, distruttibile. Non versare la mia bibi. Oh wow, finalmente è arrivata la mia occasione. Il mio momento. Sono gli sbullonati. Sono veramente gli sbullonati, ragazzi. Sono letteralmente, graficamente gli sbullonati con il logo. Con il logo, insomma. Se sì, sono felice di aver aiutato. No, vabbè, non ho parole. Dolcezza, cazzo. Che mega. Ciao, amico. Vogliono che vada subito in palestra? Che emozioni! Se fossi in te, troverei un modo per andarmene da qui. Cosa stai dicendo? Comunque, hai una nuova abilità. Forse la chiami... parata. Perry. Ah, giusto, quella. Adesso inizia il bello. Ma sarà un po' impegnativo. Parare è fondamentale per restare in vantaggio. Potrai respingere gli attacchi e aumentare la tua barra del ritmo mentre prosegui con l'attacco. Ragazzi, è finito. Ma la parata richiede un tempismo rigoroso. Dovrai premere il pulsante al ritmo perché abbia effetto. Dovrei fare un po' di pratica. Se avessi una palestra in un rifugio, sarebbe il luogo ideale in cui allenarti. Ma non preoccuparti di sbagliare ogni tanto. Ehi, ciao amico. Cosa? Parare è fondamentale. Potrai respingere gli attacchi, ma la parata richiede un tempismo. Dovrei fare un po' di... Se avessi una palestra in un... Ma no... Per piacere, vieni al centro della stanza per ricevere il tuo premio. Allora. Oh, wow, c'è cascato! Questo volontario è un idiota. Ho mancato una segretaria, è vero. L'avevo vista anche. Quei droni laser erano di Corsica, ma non si scherza con i miei esperimenti. Sarai un ottimo sacco da box per i miei bambini. Gli attacchi di alcuni nemici non danno alcun preavviso, ma possono essere parati nel momento esatto in cui colpiscono. Tutti i nemici attaccano al ritmo, quindi esegui le parate col tempismo perfetto. Ah, ok. Fateli esplodere e mandatene altri. Questo è un tutorial geniale, eh? È veramente geniale. Attacchi colpiscono più volte. Dovrai pararle tutte per avere successo. Parare con successo l'attacco di un nemico può farti rompere la sua barra di stordimento molto più rapidamente degli attacchi. Tuttavia, i nemici più forti usano attacchi multipli. Perfetta. Deve aver fatto male.
Ora voglio vedere fino a che punto puoi arrivare. Bisogna impararli a memoria, però. Bisogna imparare le memorie perché sono tutti unici. No! Non mi fa tornare indietro, ho perso un dialoghino. Pensavo che ci sarebbe stato backtracking. Sistema infiltrato. Fa aprire la porta. Forse dovremmo trovare l'hacker e dargli il tuo lavoro. Ehi, Chai, mi è appena arrivata un'email privata. Usate la strada laterale. E non è detto che io possa premere il parry a ritmo di musica, perché il tempo di carica dell'attacco potrebbe essere lo stesso dell'attacco successivo, o no? Dobbiamo segnarci assolutamente che nel terzo livello abbiamo perso una segretaria e nel New Game Plus leggere solo quel dialogo, perché sono troppo belli. Voglio farvi una domanda sulla quantità. Quanti livelli sono? 6? Mi sono gettato, eh. Sono 12. Che spettacolo. È fantastico. Allora dovremmo fare qualche maratonina. Ah, alcuni livelli sono solo boss, ok. Sono 7 lunghi e poi boss, ok. Voglio assolutamente esplorare bene, ci tengo moltissimo. No! Sistemare questo disastro, ma è così divertente. Guarda come cerca di uscire. Che mente sciocca. No, poverino! Va bene, lo aggiusto. Dammi 5 minuti. Ride? Continuano a emergere imperfezioni durante i test dell'ombrello della barriera. L'unità Sensi Zero continua a sfruttare di proposito la tecnologia della barriera per intrappolare i partecipanti piuttosto che per proteggerli. Sembra un'imperfezione innata dalla personalità del robot, ufficialmente descritto come super strambo. Commenti. Forse fornire al robot compagno Sensi Zero una IA emotivamente instabile non si sposa bene con il suo scopo previsto. Ho paura di sollevare la questione dato che l'IA instabile è stata definita uno spasso, testo alle parole, da Zanzo stesso. Oddio, muoio. È fantastico. Qual è la strada giusta? Ti è andata bene quando eri concentrato. Qual era la strada giusta? Perché mi fai, perché mi fate due strade, un pulsante e una porta? Cioè, io voglio il critical path e mi fai e mi... vabbè. E cosa c'era nell'altra allora? Non ho guardato le frecce, è vero. E sono anche. Lo dico io, quindi fallo! E se esco adesso dal menu? Non risolve? Ok. Dove mi salva? Invece ha fatto benissimo, ha fatto benissimo.
Perché tutti urlare no? Fatto benissimo. Chat, mi state dimostrando di nuovo che devo fidarmi di me stesso e non di voi? Cioè, tutti a spammare no disperati senza sapere il risultato? Vabbè. Allora, Monkey Red, Theodark, grazie, Muffino, Garem. Però abbiamo aperto comunque un dialogo, Ti è andata bene quando eri concentrato, ma adesso si fa sul serio. Stiamo spendendo molto. Dobbiamo... Lo dico io, quindi fallo! No, il mio Perry! Non avevo visto, ce n'era... Ho sbagliato. Ho totalmente sbagliato. Completamente sbagliato. Mamma mia, finalmente posso fermare i laser, ragazzi. È fighissimo. Ciao, ciao, ciao. Ecco una delle mie ultime creazioni. Nemici super resistenti. Alcuni dei nemici hanno barre di distorbimento più forti. Ci vuole un po' per romperle. Quindi. Oh! Non ho sentito. Solo parare. Occhio al tempo e para l'attacco per poterli sconfiggere con un colpo solo. Comunque l'ho massacrato questo, l'ho massacrato. I nemici possono diventare infuriati e colpirti con un attacco parata a ritmo. Chai dovrà parare e respingere tutti i loro attacchi per avere l'opportunità di eliminarli con un colpo solo. Ascolta bene per capire il ritmo delle parate. Quando tocca a te parare e respingi l'attacco premendo B. Quando esegui la parata con successo esegui poi un vai così con qualsiasi pulsante per distruggere il nemico con un colpo solo. Ti sei guadagnato il mio rispetto, chiunque tu sia. Ma
Abbiamo ottenuto degli ottimi dati. È l'unica cosa che interessa a voi programmatori. Andiamo, abbiamo finito qui. Che spettacolo. Non so come, ma sei sopravvissuto. Se ora non entriamo nel laboratorio, me ne vado. Sì, ma mi chiedo, chi è stato a infiltrarsi nel sistema per aiutarci? Non mi sembrava un aiuto, più qualcuno che voleva prendersi gioco di Zanzo. No, vabbè. Vabbè. Air Guitar, ora stabili i negozi. Attenti alle frecce. Seguiamo le frecce. Ignoriamo le frecce. Oh, New Game Plus. Capisco. La segretaria l'abbiamo persa. Non possiamo più recuperarla. Ah, dite quella che stava qui? Aspettate, quella che stava all'entrata qua? La signorina? Wow, qualcuno è sopravvissuto. Beh, qui ho finito. Non ricordo neanche da quant'è che aspettavo. Beh, almeno adesso posso fare una pausa. Certo. Che bel modo di ringraziarmi. Sfogati sul sondaggio online, non su di me. Parole dure. Invio questa email per conto dell'unità che ha completato il protocollo dei test. Sembro essere l'unico qui presente e oserei dire anche inatteso. Non ci sono segni di altri robot e la porta per la prossima zona non si apre. Ho guardato le planimetrie e sembra che non ci sia nulla dietro questo muro. Dove dovrei andare? Aspetterò sperando che il prossimo soggetto di test arrivi presto per continuare a speculare sulla situazione. È gradita una risposta sul... una risposta con consigli sul da farsi. Ma è esploso il... Mannaggia, mi dispiace che qualcuno non veda bene il bitrate. Mother Base. Sei tu il nostro volontario fastidioso. Il signor Chai, giusto? È il signor Chai per te. Quello che ho detto. Ok, allora... Io sono Zanzo... Sì, lo so, Zanzo dell'RS. Io non... E non ti farò una serenata. Ti chiamano difetto, ma io trovo interessanti i tuoi miglioramenti. Voglio proprio saperne di più. Oh, non abbiamo fatto abbastanza test. Ho visto i tuoi riflessi. Ma che mi dici della resistenza? Proviamo, su! No! Ma basta parlare. No, Selino! Ne erano 10 etici. Prepariamoci. Una mano.
No, dov'era il proiettile? Dobbiamo cambiare approccio. Già. Ma che fai? Vado a parlargli. Beh, è stato bello. Ascolta, amico. Secondo me abbiamo molte più cose in comune di quanto non credi. Che ne dici? Non è possibile. Non è possibile. Che cazzo di transizione è stata? Che transizioni ha questo videogioco? No, vabbè, Terminator. Esatto. Stavo cercando. Oh, un altro alleato. Dio. No, vabbè. Nelle puntate precedenti. Ma Cristo. Qui siamo anche in best narrative sotto alcuni punti di vista, eh. Oh, scusa, non volevo spaventarti, piccolo. Eccolo, il nostro prossimo alleato in combat. Con gli occhiali sembrate più forte, sir. I vostri piani, giovanotto, falliscono sovente. Forse vi mancano le capacità di comando che pensate di avere. Lui è Cinnamon, una psicoia. Dice la verità anche quando fa male. Tutto ciò mi diverte alquanto. Ciao, non morire! Macaron, presumo? Peppermint! Finalmente ci conosciamo di persona. Sir Macaron dice che le espressioni mi rendono simpatico. Cosa diavolo sta succedendo? Chai, lui è Macaron, il mio informatore. Quindi, eri tu l'hacker del laboratorio? Era solo per farti capire chi comanda. Ma lavora per la Vendeley? Sì, ero il capo dell'RSA ai tempi di Roxanne Vendeley. Poi Kale ha portato la sua squadra. E adesso questo Spectra. Un dipendente scontento. Ma questo posto è la mia vita. Volevo fare qualcosa. E ho capito che potevo. Dall'interno. Suppongo che dovrete fare molto di più che combattere con Zanzo. Sì, beh, abbiamo già un hacker. Pensavo a una soluzione non violenta.
contro i robot che hanno appena cercato di uccidermi? No. Sta succedendo qualcosa di grosso. Serve una risposta decisa. Ma combattere non è nel mio stile. Allora perché hai un sacco da box? A volte il lavoro si fa un po' stressante, sapendo che mi ha portato via tutto. Vuoi dire quello lì? Quanto cazzo è forte? Zanzo! No. Quel muro era fatto di Zeta scudo. Oh no! Vuol dire che devo lottare? Credo proprio di sì, sir. Non voglio combattere. Quanto cazzo è forte! Ehi, Chai, prima di uscire, ti dispiacerebbe venire qui? Oh mio Dio, un altro rifugio! Perfetto. Ragazzi, è un altro rifugio. Voglio risposte. Io ho schivato vulcani per arrivare qui e tu compari dal nulla? Cosa? Ma se ho corso? Quindi stai dicendo che eri preoccupata per me? Cosa? No, ero più preoccupata per lo stato generale delle cose. Ah, quindi mi stavi seguendo perché pensavi che avrei mandato tutto all'aria? No, cioè, non tutto, ma è una buona cosa che fossi nei paraggi. Fammi indovinare, il tuo famoso informatore è Macaron, giusto? Quindi ce la fai a indovinare qualcosa? Perché non me l'hai detto e basta? Devo ricordartelo? Cosa? Che non mi ascolti mai? Che hai rivelato il nostro piano a tutta l'azienda? Una piccola svista. Beh, non me ne servono altre. Ehi, Chai, onestamente, non sono sicuro di poter essere molto utile. Non dire stupidaggini, puoi letteralmente distruggere quel che ci ostacola. Sì, lo so, ma dammi un po' di tempo per abituarmici. Comunque, guarda, i potenziamenti dei chip che ha fatto Peppermint sono fantastici. Di già? Parlare di tecnologia è la tua priorità numero uno? Beh, sarebbe il mio lavoro, quindi forse un po' sì. Va bene, ha senso. Pensavo che dovremmo aggiungere un po' di pepe a quei chip, così da sfruttarli al massimo. Con un po' di pezzi extra posso renderli più efficaci. Un chip di livello più alto consuma più energia, quindi occuperà uno slot in più. Ok, ok. Ma una volta potenziato un chip, puoi tornare ai livelli precedenti quando vuoi. Ah. Ora puoi personalizzarli come preferisci. Ok. Wow, questa roba è davvero forte e utile. Esatto, i chip ti possono aiutare a trovare il tuo stile di gioco preferito. Ha molto da fare. D'ora in poi ci penso io ai potenziamenti. Ma c'è tutto, ragazzi, nel Fairrush. Hai materiali, vieni a trovarli. Lo farò. Tasso di apparizione bevande energetiche 20%. Una parata con tempismo perfetto offre una piccola probabilità di ottenere una bevanda energetica. Si applica anche alle parate direzionali. Batterie. Durata con bombo in data. Ok. Ma l'attacco di squadra di Peppermint non è la smitragliata? È l'attacco riverbero o la smitragliata?
Ah, ok, perché c'è scritto sono immuni quelli con lo scudo, non proprio, cioè chi li rompe. Ah, ok, quindi vado così. E allora va. Eh no, se è quello con RT, no. Air guitar. Attacco danneggiante frontale. Usa questo attacco speciale per finire i nemici durante una combo aerea o per infliggere danni pesanti ai nemici in aria. Calcio sonico. Ok, quando sì. Ok, ma è comunque la smitragliata. Perfetto. Rompe gli scudi e stordisce a coppie. Un contrattacco di Peppermint. Se chiami Peppermint un battito singolo dopo una parata riuscita, lei attaccherà il nemico che ha attaccato Chai. Se il nemico ha una barriera, infliggerà su di essa molti più danni del solito. Cazzo. Non so nemmeno da dove cominciare con te. A cosa serve una psico IA? Sir Macaron mi ha programmato per analizzare le sue creazioni dal suo esilio dallo sviluppo. Ma la mia analisi mi porta a concludere che si sentisse semplicemente solo. Macaron è simpatico. Dovrebbe essere più popolare da queste parti. Sir Macaron è timido, non ama il confronto e lo definirei una persona ansiosa. Perché non provi ad aiutarlo? Oh cielo, no, il mio lavoro è informare. Spetta all'individuo cambiare. Non è possibile. Non è possibile. Senti, devo chiedertelo. Cinnamon, cosa vuol dire? Oh, signor Chai, non è ovvio? Sì, certo. Vorrei solo una tua conferma. Vedo che non ne avete idea. Che tristezza. Sir Macaron mi ha progettato come metodo per esaminare rischi di depressione acuta, da cui Cinnamon. Ma non ha senso, anzi... Non c'è bisogno di dilungarsi sui nomi. Purtroppo non tutti hanno un nome comune come il vostro, signor Chai. Mio Dio, le espressioni. Wally ti fa una pippa, porca miseria. L'acronimo è merda. Oddio santo. Parata direzionale. Vuoi fare un salto di qualità alle tue parate? Punta nella direzione giusta. Muovendo Chai nella stessa direzione dell'attacco nemico che stai cercando di parare, potrai eseguire una parata direzionale che fornisce i seguenti bonus. Danni per 1,5, due battiti di invincibilità dopo la parata, punti bonus per la parata direzionale. Parata aerea. No. Ma non ho abbastanza soldi. Ah, posso vendere però. Posso vendere roba. Io fa male interrompere, ma una missione alla volta è esattamente il ritmo giusto, perché non riusciremo a finire la seconda. Interrompere la metà sarebbe terribile. Ma ragazzi, è bellissimo. È veramente bellissimo.
È un gioco fantastico. Che metacritica? Che metacritica? 89. Minchia. Direi che c'ha 89, cazzo. Allora, buona serata, ragazzi. Sto stupendo. Bellissimo. Io dovrò farci una maratonina. Dovremo farci qualche live extra. Ne riparleremo. Ma Hi-Fi Rush deve avere un'accelerazione. Così poi arriva anche Omori. Siete meravigliosi, ma... Per ora, Emilio, Real, Postino, Upax, Monkey, Theodark, grazie del supporto, grazie di essere stati qui. Non vedo l'ora di domani, che abbiamo due dirette. Alla prossima. Grazie di tutto il supporto. Vedrete come viene reinvestito sempre. Con magia. Alla prossima. Fight. Bello, veramente bello.